Le animazioni del mare in Oceania sono state riciclate da quelle del tappeto in Aladdin. Hanno infatti riutilizzato un sacco di trucchetti che avevano inventato per quel film. Gli animatori che hanno fatto la scena iniziale di Oceania e hanno animato anche i tatuaggi di Maui sono gli stessi di Hercules. You're worried. I am too. I have no hook. You got a homing beacon of death around your neck. But I have a plan, okay? You just need to trust me. Do you trust me? Not really. I'll take that as a yes. We've got a job to do. We need to survive. So you're afraid? Good. It means you're alive. No matter what we face, we run the show. It's time to use your face to let them know. Now take your fear, pain, joy, rage. Mix them up together into something that the world still hasn't seen. What do you mean? Oh, your face. Ah! Show them you mean business with your warrior face. Ah! Put them all in line. When you face challenges and dangers, you fix your face to face the world. Prepare your face to face the world. Oceania è una favola, ovviamente, che esiste davvero. Il punto è che nessuno conosce la versione originale. Tutto inizia quando Hina, una donna crudele che vive in un'isola della Polinesia, si accorge che il figlio che ha appena partorito è bruttissimo e quindi lo prende e lo lancia in mare. Chissà chi è questo figlio? Maui. Il piccolo Maui viene salvato dal mare e gli dei decidono di accoglierlo, anche se è un essere umano, in mezzo a loro dei. E decidono di costruirgli il Manayakalani, un gigantesco uomo da pesca dei poteri magici. Beh, è quello che si racconta anche nel film, scusa. La favola originale è la leggenda di Maui. Ora. Sua madre stava cercando di far asciugare i suoi vestiti, perché sai, dopo averli lavati devi stenderli e farli asciugare. Solo che il giorno durava troppo poco. E quindi Maui ha avuto la fantastica idea di prendere il suo amo, prendere il sole, agganciarlo e fare in modo che il giorno durasse di più. E quando poi l'ha lanciato via, tirandolo, ha fatto in modo che il sole smettesse di andare a caso, ma iniziasse a fare sempre lo stesso giro intorno alla Terra. Da qui in poi Maui inizia a cercare di riottenere l'affetto della madre. Vuole dimostrare a sua madre che lui vale qualcosa, ma la madre continua ad ignorarlo. E quindi elenchiamo le cose che farà Maui per cercare di farsi accettare dalla madre. Allora, ruba il fuoco alla dea Mapika. Gli umani iniziano finalmente ad affezionarsi a lui e a dire ok, forse Maui è una brava persona. E quindi che cosa decidono di fare? Aiutano? Lo denigrano perché è brutto. Perché, come vi ho detto prima, è nato brutto ed è per questo che la madre l'ha rinnegato. Aspetta, adesso capisci. Allora, questo deve entrare a far parte della top 10 delle 10 cose più inquietanti che avete mai sentito nella favola originale che la Disney non ha rispettato. Maui, vedendo che era molto brutto, è andato dalla dea Rohe, che era una dea bellissima, e le ha strappato la faccia. E se l'è messa lui. Ma perché devi rubare ad una donna la faccia? Se sei... È una dea, non è una donna. Sì, è una favola, giusto? È una favola. Giustifica tutto. È una favola. Cioè, è una favola, è una chiave. È una favola. Cioè, è come la frase è per bambini. Giustifica tutto. Com'è? Ma è solo un film! No! Allora lui ruba la faccia alla dea Rohe, se la mette in pace, da quel momento in poi finalmente diventa bellissimo. E a questo punto la povera dea Rohe, che si ritrova senza faccia, si sente talmente brutta che scappa e si nasconde sotto al mare. Sotto al mare, infatti, si trova il mondo dei morti e ancora più sotto il mondo dei mostri, che infatti vediamo nel film. Quindi sì, se è stato creato il mondo dei mostri vuol dire che la dea Rohe ha già perso la faccia. E quindi sì, Maui ha già rubato la faccia alla dea Rohe, però non sembra poi così bella. A quanto pare sta dea era un cesso. Una volta
il cielo era appiccicato alla terra. Maui l'ha spinto e l'ha alzato. C'era una gigantesca anguilla che minacciava tutti i grandi popoli di tutte le isole. Andava in giro per i mari e ammazzava la gente, ok? Lui è riuscito a prenderla e a farci la palma. Tipo cartone animato, l'ha rivoltata e ha buttato le sue interiora sottoterra. E da qui sono nate le palme da cocco. Con l'interiore di anguilla. Sì. Dovrei dirlo alla profe di vocale. Poi, nella leggenda originale, lui si cambia forma, ma non con tanta facilità come si vede all'interno del classico Disney. Cioè sì, anche nel classico Disney fa capire che non è facile cambiare forma, però non è esattamente un... È più facile con la destra che con la sinistra. Poi, Te Fiti, non esiste la da Te Fiti nella versione originale, ok? In realtà è un po' più complicata la storia. Racconta. Però dovrei spiegarvi tutte quante le divinità e non andare a fare durare questo video 40 minuti. Sì. La Te Fiti della fiaba comunque un po' diversa, ma sta di fatto che Maui le ruba il cuore. Ma il cuore di Te Fiti non è un sasso, è il cuore. Infine, è stato Maui che soffiando ha creato il vento. È quello che si vede anche nel cartone. E beh, all'incirca sono queste le sue grandi imprese. E da quel momento in poi gli uomini lo adorano, ma sua madre non ha mai smesso di odiarlo. Finché a un certo punto non verrà punito dagli dei. Beh, vorrei vederlo se dovessi la faccia di una donna rubata a qualcun altro. Come si sentirebbe mia madre? All'inizio del film, prima che lo finissero, Diana aveva 9 fratelli. Poi sono stati tolti perché erano personaggi troppo difficili da portare avanti. Stavo parlando di Maui, quindi non pensavo male. All'inizio il viaggio di Vaiana non dovrebbe essere per cercare di riportare a posto il cuore di Te Fiti. Questa è una cosa che doveva saltare fuori all'improvviso. In realtà il suo scopo era quello di salvare i suoi 9 fratelli che stavano persi in mare. Era finito ognuno su un'isola diversa. Away, this race is boys only. I see no reason for that. I've already beaten the middles. Everyone beats the middles, but this time I'm getting Waka Roa. Not if I get there first. Ah, look at Waka Roa go! But is that Rongo right behind him? I knew he'd amount to something. Oh, thanks, Papa Chief. But no, sitting this one out. Had some bad tarot. Then who is... Moana? I'm gonna be on that walk-up tomorrow. Nothing's getting in my way. Allora, il fratello maggiore, che è simile al padre come aspetto esteriore e anche come comportamento. Il secondo fratello, che è una sorta di guerriero, ok? Un amante della lotta, del combattere. Poi c'è il fratello numero 3, che è una sorta di artista sognatore che vive nel mondo dei sogni, ed è quello più legato a Vaiana. Fratello numero 4 è quello tipico facilone ciccione, tipo il Dino Cotechino. Il 5, e fammi il tuo dito, mi serve un altro dito. Il 5 e il 6 sono due fratelli gemelli, che quindi hanno come caratteristica principale quello dell'essere identici. Settimo fratello, lo sciupacuori, quello bellissimo che piace a tutte le ragazze. Poi c'è il fratello numero 8, che è quello più presuntuoso, che rompe la gente. Non si fa questo, non dico alla mamma. E poi c'è il fratello numero 9. Sì, sono 9 le dita, sì, insomma. Il fratello numero 9, che è quello tipicamente strano, che non si capisce mai che cacchio stia facendo, ma la sua personalità è stata regalata al gallo, Hey Hey. Il gallo Heihei all'inizio non doveva essere stupido. Lasciate la spiegazione. In principio il gallo Heihei doveva essere una figura praticamente analoga a quella del padre, ovvero molto severo, autoritario, e che quindi durante il viaggio di Vaiana dovesse essere una sorta di
poi fu scartato come personaggio, cioè lo stavano quasi per eliminare perché appunto a John Lasseter, giusto, non piaceva più come personaggio, quindi si sono messi lì in una settimana a cercare di ricostruire interamente la storia con quel personaggio per far sì che potesse di nuovo essere reintroducibile. E infatti John Lasseter fu conquistato da una scena in particolare, ovvero quando Hey Hey si mangia il cuore di Defeat, la scena dove se lo ingoia perché è stupido. Quella scena lì ha conquistato John Lasseter e quindi ha deciso di mantenerlo nella pellicola finale. Mentre Pua, il maiale, aveva inizialmente come ruolo, beh, un ruolo molto più tipico, tipo Flanders con la sirenetta. Doveva essere un cosetto stupido, brutto, che poteva morire entro pochissimi giorni, che però Diana lo aiuta, lo nutrisce, quindi diventa affezionato a lei per il imprinting. Anzi, cosa del genere. Sì, manca solo la spiegazione in cui spiego che doveva essere un personaggio importante e veniva introdotto in questo modo, mi è stata tagliata la scena. Ah, ok. Listen to me, little one. We haven't voyaged in 1,000 years for a reason. Past the horizon is the edge of nowhere. After that, there's nothing. You mean there's only ocean? There's nothing. So clouds? Nothing. Stars? Oh, everything that was there is gone. A powerful land spirit named Teppo destroyed it all. She consumed it. That can't be right. Grandma Tallis says there's a land to the east called Tefiti. She says our ancestors told us about it. Your grandmother doesn't know everything. Yes, she does. Leave him alone. You can't make him eat. Maui è il primo personaggio buono della Disney ad avere un tatuaggio. Questo è giustificato dal fatto che nella cultura delle Hawaii, e non solo, in tutta la cultura Maori, i tatuaggi sono molto importanti perché Io Tua Tua, e da qui arriva la parola italiana tatuaggio, non è uno scherzo, ok. Il Io Tua Tua, diciamo che raccontava la storia dell'umanità scrivendola sulla pelle delle persone, partendo quindi dalle cicatrici, per esempio. Quella volta in cui sono caduto, e che resta la cicatrice? Bene, per loro quello è un disegno per rappresentare il fatto che tu hai vissuto quella cosa. E quindi trasformano le loro cicatrici in racconti, e al contrario trasformano i racconti in cicatrici. Questa è una figlia. Geniale. Tefiti è sia la dea della vita che la dea della morte. Questo è stato fatto semplicemente per una serie di simboli morali all'interno di Oceania, ma nella versione originale sono due idee completamente diverse. Infatti era un gran colpo di scena anche per quelli che conoscevano già la storia, vedere che, oh mio Dio, Teka è Tefiti. Teka, che significa la dea infuocata, all'inizio aveva un altro nome, cioè Tepo, che vuol dire la dea oscura. La dea Teka, nella versione originale, si chiama... Esatto, Pele. Praticamente la dea Pele è una dea estremamente crudele, ma guarda caso non è la dea della morte, né del fuoco, né di altro del genere. Nonostante ciò è lei in teoria quella che prende il cuore di Tefiti, semplicemente perché è cattiva. All'inizio Teka doveva essere in grado di parlare, così come anche Tefiti, ma poi ha deciso di renderla silenziosa perché era più interessante. L'isola di Motu Nui, cioè l'isola in cui è ambientata Oceania, o almeno in cui ha inizio e fine, non esiste. Volevano usarne un esistente, ma poi si sono resi conto del fatto che, visto che non avevano seguito una sola cultura... Cosa c'entra lui? Ma visto che non stavano seguendo una sola cultura, ma molte culture separate e mescolate tra di loro, hanno preferito creare un'isola che avesse tutte queste culture mescolate tra di loro. Quindi i vestiti che vedi, eccetera, 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 appartengono a un sacco di popoli diversi. I vestiti di Vaiana sono rossi per due motivi. Primo, perché nessuna principessa Disney fino ad ora era mai stata vestita davvero di rosso. E secondo, perché il rosso è il colore che vestono tutti i capi nella Polinesia in generale.
c'è questo film ambientato in Oceania, però nella, è nella Polinesia che c'è questa cultura. Hai capito? Thesis. Mettiti quello davanti e lascio spiegare te ora. In una canzone che fu poi tagliata si scopriva che ad aver dato il nome Vaiana, e che in originale quindi sarebbe Moana, era stata la nonna. Moana significa oceano, mentre Vaiana acqua di grotta. Questo veniva spiegato nella canzone More, dove praticamente Vaiana contava i passi che lei doveva fare per arrivare fino all'oceano, cioè l'ultima cosa che poteva vedere oltre il quale non poteva andare. E in cui faceva notare al pubblico che lei poteva fare una certa quantità di passi e poi basta. E lei avrebbe voluto farne molti di più e andare molto più lontano. E qua c'è la canzone. I count the steps from one end of my island to the other. It's 100 steps from where I sleep to the sea. And when I say I've learned all there is to know, well, there's another little island lesson Grandma Tala shows me. I know where I am from the scent of the breeze, the ascent of the climb, from the tangle of the trees, from the angle of the mountain to the sand on her island shore. I've been here before, there's gotta be more. I know there's more, there's always more. Someday I'll be out on the sea, under the sea. More, there's gotta be more. I know there's more, there's always more. Slow down. Sorry, I'm always in somebody's way. They do the same thing every day. They work, they eat, they sleep, they pray. They tell me I wanna calm down. That's all they ever seem to say. The other kids just dance and play. How can you play? There's so much out there to explore. She stares at the sky. She mumbles all the names that her grandma tell her teachers, with one foot here and another in the distant past. She's growing up too fast. I said before, there's gotta be more. I know there's more, there's always more. One day I'll be brave and sail on the wave that leads me to more. There's gotta be more. I know there's more, there's always more. My father, the chief, says don't cross the reef, but oh, every turn I take, every trail I track, every path I make, every road leads back to the sea. I'm standing at the edge of the sea, as they all say, I wanna slow down, I wanna dream small, I wanna don't drown, can you drown at the call of the sea? 'Cause I can hear it calling me. Ago, Maui spoke to the sea. So maybe, just maybe, I was born to break the silence. I know my story could be extraordinary. I know my story doesn't end at the shore. There's gotta be more. I know there's more, there's always more. I'm gonna break through and find something new. I'm gonna find more. There's gotta be more. I know there's more, there's always more. One day I'll decide to roll with the tide. I'm gonna see, I'm gonna stand tall. I will cross the divide, I will ride, I will see what's on the other side. Stand proud. With the ocean as my guide on the tide, I will go where no one's ever been before. There's always more. È l'unica principessa Disney ad avere un corpo fisicamente probabile, possibile, insomma, non ha una vita stretta in questo modo, insomma. Vaiana è la prima principessa Disney e il primo personaggio Disney a dire una parolaccia. In realtà dice diciamo... brutto figlio di... Esattamente. Mamme, non portate più i vostri bambini! Il personaggio della nonna è stato aggiunto successivamente, non subito. C'è un motivo per il quale la nonna di Vaiana pensa di diventare una matta, perché all'inizio ci doveva essere all'interno del film il personaggio del nonno di Vaiana, che una volta morto sarebbe dovuto poi ricomparire sotto forma di squalo di fronte alla nonna di Vaiana. Così va bene? Direi di sì. Nel corso del film tutti i personaggi che sono capi della tribù in qualche modo indossano dei denti di balena. Questo perché alle Hawaii
i grandi capi non hanno mai portato una corona, ma denti di balena. All'inizio il padre di Diana doveva sapere la storia dei tre figli, ma doveva cercare di persuadere Diana a non andare in mare, cercando quindi di far finta che fosse soltanto una leggenda. Ma nel film in realtà lui crede davvero che sia una leggenda. Tutti i personaggi hawaiani di questo film sono hawaiani. Gli attori sono davvero degli hawaiani. Persino The Rock in realtà è hawaiano, anche se non lo sa nessuno. È samoano lui. È televisore di Samoa. Polinesiano. Il personaggio di Matai Vasa, ovvero il primo grande capo, doveva tornare sotto forma di fantasma e parlare con Vaiana ed essere lui a convincerla a partire per il mare. Come è successo con un sacco di altri personaggi della Disney, anche per i capelli di Vaiana è stato creato un programma apposta. Alla fine dei titoli di coda non lo sa praticamente nessuno, non so perché. Alla fine dei titoli di coda c'è un'altra scena. Non vi dico nulla su quella scena. Guarda, compratevi il DVD, andate alla fine e guardatela. Oppure cercate su internet, ma credo che in italiano non l'abbia caricata nessuno. Ah, ho capito qual è quella scena. Il Re Leone è il primo classico Disney tradotto in Zulu, che è appunto la lingua del luogo in cui è ambientato il Re Leone. Ed è l'unico classico Disney tradotto in questa lingua, in cui di solito nessuno doppia nulla, invece la Disney in persona l'ha tradotto. Bene, la stessa cosa è stata fatta con Oceania, che è il primissimo classico Disney ad essere stato tradotto in tahitiano. All'inizio la madre di Vaiana doveva essere morta, ma poi hanno pensato che sarebbe stato originale creare un personaggio Disney che non fosse orfano in nessun modo. Take this and split up. Follow my lead. Il budget per creare Oceania era di 150 milioni. All'inizio gli dei che apparivano all'interno di Oceania non dovevano avere la testa. Questo perché in alcune culture polinesiane gli dei non ce l'hanno e indossano delle maschere per nascondere il fatto che non ne abbiano una. Ma Toa, tu conosci bene il nome? Ma ero semplice una volta. Tamatoa significa trofei. In più, questione zoologica, e lui è uno zoologo patentato, laureato, dottorato, semmai. Tamatoa è un granchio del cocco. Tamatoa, rubando l'anno di Maui, doveva essere in grado di trasformarsi, proprio come Maui. Tamatoa voleva essere una versione alternativa di Maui, cioè esattamente come Maui, teneva troppo ai suoi trofei. Che poi alla fine è quello che è successo. Il mondo dei mostri si chiama Lalotai, che significa sotto il mare. All'inizio, anziché andare nel Lalotai, dovevano andare nel mondo dei morti. E lì Baiano doveva incontrare sua nonna. Ma poi cambiarono idea. Sarebbe stato fin troppo macabro. Nel mondo dei mostri dovevano affrontare anche un'anguilla e un pipistrello. Un pipistrello con 8 occhi. All'inizio Maui doveva essere il protagonista della storia. Ma poi si è deciso di trasformarlo in una cosa molto più classica da Disney. Infatti Baiana, nelle leggende, non esiste. Nonostante ciò, è vero che per circa 1000 anni, proprio a livello storico, è vero che per circa 1000 anni nessuno in tutta la Polinesia si è spostato di isola in isola. Nessuno. Hanno smesso di essere un popolo di navigatori. E nessuno ne conosce il motivo, e ovviamente loro non lo sanno. Gli hawaiani hanno criticato moltissimo l'aspetto di Maui, in quanto nel film è grasso, dal loro punto di vista. Come fa a essere grasso uno che ti prende, ti rompe in due con un dito? Maui all'inizio doveva essere calvo.
Una scena tagliata specifica che Maui, alla fine del film, ritorna da Vaiana perché il piccolo mini Maui l'ha convinto. Ma nel film questa scena è stata tagliata ed è rimasto quello che potrebbe sembrare un buco di sceneggiatura. La costellazione che Vaiana continua a seguire per trovare l'isola di Maui si chiama Amo di Maui, e l'Amo di Maui è un altro nome per chiamare la costellazione dello Scorpione. Un dente di cane è un dente di squalo. Non lo so, sono un dente di cane. Aia! Sei una delusione. Allora, UFO! Sei uno zoologo, ok? Un biologo, zoologo, paleontologo, egittologo. Non c'entra nulla. Nel corso del film molti si sono lamentati, giuro, che hanno detto un sacco di castronate sul dente di cane, perché Vaiana riesce a imbrogliare Tamatoa perché prende un dente di cane, lo riempie di una sostanza bioluminescente, ovvio, e riesce a convincere Tamatoa che quello sia il cuore di Tefiti. E tutti a dire, ma che ci fa un dente di cane? Come è possibile? Che sai che sono finiti i cani lì sotto in via? L'ha detto anche Ciappo. Esatto. Allora, molti che non hanno mai vissuto 5 minuti vicino al mare non lo sanno. Ma c'è anche gente che ha vissuto una vita al mare e non lo sa. Avete presente quei molluschi? Cioè, molluschi. Tanto molli non sono. Raccontami. Quei molluschi che si creano sui bordi delle navi, nella parte che continua a stare sott'acqua, o sulle rocce, si chiamano denti di cane. E quello è il loro nome. Vi presento la canzone in cui Vaiana piange per la morte di sua nonna. La canzone è bellissima e eccola qui. No. Aia! She showed me day after day how to find my way. She taught me how to rely on the wind and sky. She met me after the sea. She believed in me. I know we used to be bold from the text she told. I know she left me prepared from the things she shared. There was more she wanted to see. Staring at the barrier together on the shore, we practice up the names of everyone who came before me. Voyagers, warriors, ancestors in our line. The blood runs in mine. She always knew more, she hungered for more. She taught me more, and somehow I knew she'd want me to go. To navigate, you have to keep your island in your mind. You know what lies ahead if you remember what's behind you. Want to find the answers to the questions that you still don't know? You just have to go. I fratelli di Vaiana, che vi ho detto che sono stati, tra virgolette, eliminati. All'inizio erano 9, poi sono diventati 6, poi è diventato uno solo maggiore, poi è diventato uno solo minore, poi è diventata una sorella, e poi l'hanno tolto. Se non avete ancora capito, questo è un canale di qualità e si fanno video bellissimi, quindi vi consiglio di continuare a seguirlo, di fidelizzarlo al massimo, di iscrivervi, di condividerlo, di fare in modo che questo
signore, posso ricrescere e diventare un grandissimo youtuber. Vuole pagarsi le cose con i soldi. Avete presente quando si dice uno che fa le cose tanto per soldi? E ditemi, figlioli, quale volete che sia il prossimo classico Disney? Non il Re Leone, ci stiamo lavorando sopra, ma non sarà un video normale come questi, quindi smettete di chiedere al Re Leone. Arriverà, ma sarà una cosa stupenda, però aspettate un attimo. Che lui è un genio, ha avuto una bellissima idea, quindi aspettate un secondo. Comunque, se volete, io vi consiglio Pianeta del Tesoro. Il Pianeta del Tesoro è tanta roba.